Allora, questa è la quinta esibizione. Abbiamo qui fresco, nel senso caldo direi, perché all'adrenalina si vede. È tutto tremante, guardatelo. Di fresco c'è poco in questo momento, solamente le nostre birre Octopus, che ricordiamo ci ospita in questa meravigliosa location, ma non solo, ospita questo evento che è il primo evento internazionale fatto qui a Messina per la prima volta. Allora, siamo in compagnia di Michael Congiu. Michael, da dove vieni? Vengo dalla Sardegna. Ma wow, ma che ci fai qui? Allora vorrei dire che noi arriveremo in Sardegna, tu sei venuto qui da noi e noi magari con te in valigia, io e la Charlie, partiremo per questo viaggio. Bella la Sardegna, bella anche la nostra Messina. Ricordiamo che per la prima volta in Sicilia questo evento è stato patrocinato come evento internazionale dalla nostra bella Messina. Sì. Emozione a caldo, sono ancora molto emozionati. L'adrenalina. Guardiamo le mani, vuoi vedere le mani? Sono parecchio timido, quindi non saprei neanche che dirle. Allora, ti aiutiamo un pochino noi. Com'è andata questa esibizione? Sei soddisfatto? Sì, perché è la prima, però sicuramente poteva andare meglio. È quello giusto? Vabbè, può andare sempre meglio, ma avrai un sacco di tempo per migliorare, allenarti ancora di più, anche su questa timidezza. Ma senti, da quanto tempo pratichi questa disciplina, questo sport? Da un anno e mezzo. Dopo un anno e mezzo ti sei comunque lanciato nella prima competizione, sì. Quindi hai comunque tanto coraggio, non sei soltanto timido, però. Ci ho provato, perché comunque da qualche parte dovrò pure iniziare. Certo, è normale, si comincia sempre così. Ma è la prima volta che vieni qua a Messina? È la prima volta anche in Sicilia. Addirittura, visto? Grazie a questa competizione, con questa scusa, hai fatto anche visita alla nostra bellissima città. Senti, dimmi un po', allora tu lo sai che c'è un premio, no? In regalo. Cosa hai mai pensato di poterlo vincere? In realtà ci spero, ma la speranza è l'ultima a morire, sì, dai. Quello è chiaro. La speranza c'è sempre, però. Siamo alla prima giornata, perché ricordiamo che questo è solamente l'inizio, perché questa è la preselezione della finale che si terrà domani. Cosa ti aspetti di passare? Che sensazioni hai in questo momento? In questo momento ti posso solo dire che sono contento di aver partecipato e giustamente spero che ci sia un po'. Quindi tutto quello che arriverà sarà comunque bello, comunque vada. Qui è tutto in discesa comunque. Sì, ora serve sì, sempre una decisamente, partenza. Molto più. Vedete che emozione. Senti, tu lo sai che siamo in streaming e quindi ci stanno ascoltando e vedendo. Vuoi dire qualcosa a chi ti vede, chi ti sta ascoltando dalla Sardegna? Allora, io a tal proposito vorrei ringraziare i ragazzi del Cincita Miracle Club, Miracle Beach di Fregene, che mi hanno permesso di venire qua a fare la gara. E poi chiunque altro mi conosca, che saluti tutti, vi saluto tutti. Allora, diciamo che non vede l'ora di scappare, perché la timidezza, ma non soltanto, l'adrenalina che ancora si percepisce dai loro corpi, dalle loro mani, è vero Charlie? Sì, sono tutti che tremano. Sì, parecchio. Allora sicuramente andrai adesso magari a rilassarti, a bere un drink, a fare un bel bagno nel nostro mare e diamo l'appuntamento al prossimo, perché siamo alla quinta esibizione. A dopo, queste Pop-Up Style con Radio Zenith Messina. Vi ringrazio.